Questa causa che è molto importante per le persone che hanno sofferto nel comunismo e non sanno dove sono spediti i corpi dei suoi familiari. Certo. Innanzitutto, come ho avuto modo di dire durante questa conferenza e questo luogo che già è un luogo della memoria, come esseri umani noi non possiamo mai arrecare questa suprema offesa all'essere umano di negargli un nome e di negargli una sepoltura degna. Io ho apprezzato molto i lavori di questa mattina perché ne è emerso, a mio avviso, in maniera plastica questa volontà condivisa da parte delle autorità, da parte della società civile, di affrontare il tema con serietà e con concretezza. E le posso testimoniare che anche da parte nostra, nelle interlocuzioni che abbiamo costantemente a livello centrale a Tirana, raccolgo il medesimo messaggio di serietà, di volontà e di concretezza. Come presenza OSCE a Tirana non posso che salutare e sostenere la continuazione di questo processo. Lei sa che noi siamo impegnati attivamente nel campo della giustizia transizionale. E tra l'altro lo stesso titolo dell'evento di oggi, che era Giustizia e riconciliazione, è qualche cosa che fa riflettere in termini positivi sulla maturità della democrazia albanese, perché lo spirito è esattamente questo, di fare qualche cosa che sia giusta e di fare qualche cosa che sia nel segno della riconciliazione, affinché si possa avere un'Albania sempre più consapevole e quindi sempre più forte per affrontare le sfide del futuro. Un'ultima domanda in cui siamo interessati. Sulle elezioni, voi avete detto che siete da 6 mesi in Albania, però avete un rapporto, magari non definitivo, ma qualche cosa da dire sulle elezioni, sul rapporto dell'OSCE? Guardi, ha detto due cose fattuali. Cioè, la prima, che sono in Albania da circa 6 mesi, e la seconda, che ci sono state delle elezioni. La valutazione sul processo elettorale all'interno della famiglia OSCE lo fa tradizionalmente ODIHR, che è il nostro ufficio per i diritti umani. Hanno già pubblicato un rapporto che nel segno della democrazia, cioè della trasparenza, è disponibile ovunque, anche in rete. E stiamo attendendo il rapporto definitivo, che mi auguro possa essere presentato al pubblico e alle autorità albanesi prossimamente. Non ho una data precisa in tasca e io suggerisco, come in tutte le cose, di avere un approccio razionale. Abbiamo letto il primo rapporto, che era un rapporto tutto sommato buono, e attendo di vedere il rapporto definitivo che verrà stilato dai colleghi di ODIHR prima di poter fare delle ulteriori riflessioni maggiormente razionali e ponderate. Come le sembra la clima politica in Albania, in generale? Con un elevato livello di dinamismo e di vivacità. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Arrivederci. Grazie.